Ed è insolito il settimo posto per Daniele Maurino, lo sfidante al titolo, che torna sulla Gas Gas, il quale purtroppo è reduce da un grave infortunio alla spalla, rimediato in allenamento i primi giorni di gennaio. Ma con grande sportività, Daniele Maurino ha comunque voluto presenziare a questa prima gara dell'anno, anche se la sua partecipazione è stata poco più che simbolica, visto lo stato di salute. E superata d'orgoglio la prima zona, Maurino ha poi toccato le altre zone per rimediare almeno i due punti in palio per l'ultimo classificato. E caricato dal ritorno alla sua vecchia squadra, Maurino ha comunque dato l'impressione di essere tornato con grandi propositi per la stagione 2008, tornando ad essere ancora una volta il favorito e lo sfidante principale più accreditato per il pluricampione Fabio Lenzi. Sesto posto per il vicentino Andrea Vaccaretti su Montesa, a cui è toccato in sorte di partire per primo, quindi senza i preziosi riferimenti che si possono carpire agli avversari. Positivo alla prima spettacolare sezione di gara, Andrea Vaccaretti ha successivamente pagato lo scotto del noviziato nel campionato indoor, sbagliando anche la spettacolare ma non certo difficile zona numero 3. Concluso il percorso a cronometro con 20 penalità sul cartellino, Andrea Vaccaretti si rifà però imponendosi nella sfida parallela contro Maurino, contro il meno matto Maurino, salvandosi così dall'ultimo posto. Quinto posto per un altro debuttante nel torneo indoor. Si tratta del lecchese Matteo Grattarola in sella alla Sherco 250 due tempi, che ha alternato gravi errori a splendide manovre. Infatti supera bene la prima zona, ma poi sbaglia clamorosamente alla seconda zona. Nulla di fatto, come del resto tutti gli avversari, alla terza zona speciale e poi il perfetto passaggio all'insidiosa quarta zona, segno di un grande potenziale tecnico. Male anche alla quinta sezione, superato solamente dall'inglese Wig. E al termine della sua fatica, Matteo Grattarola perde la sfida parallela contro l'esperto Bosis, che gli soffia in volata il quarto posto. E al termine quindi sono 17 le penalità complessive di Matteo Grattarola. Sinceramente ci si aspettava di più da un pilota che durante l'anno ha sfidato a livello mondiale il fuoriclasse Wig. Qualificazione mancata per un punto dal quarantenne bergamasco Diego Bosis, che debutta in sella alla Sherco 254 tempi. Bravissimo in avvio di gara su una moto che aveva praticamente preso in mano qualche giorno prima, Bosis De Orizio, l'unico pilota italiano in grado di contrastare Fabio Lenzi, anche se con un grosso divario di punti. Purtroppo per Orizio le penalità giungono inaspettate fin dalla prima zona, dove commette il primo errore che gli costa due penalità. Un ottimo passaggio poi alla spettacolare seconda zona riporta serenità al bresciano della scorpa, ma non basta per affrontare con lucidità la fatidica terza zona, che in seguito verrà superata solamente da Lenzi. L'errore poi alla zona di Cassoni non compromette comunque la seconda posizione finale di Orizio, che a seguire sbaglia anche la quinta zona e perde la sfida parallela con Lenzi. Al termine penalità salgono velocemente fino a 19, quindi complessive su 5 zone, ma per Michele Orizio comunque chiude la prima gara dell'anno in seconda posizione. E continua l'affiatamento del bresciano Orizio con la scorpa 254 tempi, una moto che ha avuto delle difficoltà iniziali per andare al passo, ma che si sta dimostrando sempre più competitiva. In effetti l'abbiamo vista in mano a piloti fuoriclasse giapponesi andare veramente bene, e per Orizio e per il suo team di squattro stanno arrivando le belle soddisfazioni. Il passaggio del pilota bresciano.